Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo. Papà, papà, guarda che cosa ho tirato fuori dal naso. Mamma mia, che caccola enorme. Questa è degna di essere incorniciata ed appesa al muro. No. Davvero? Eh sì, è un'opera d'arte nasale di tutto rispetto. Adesso facciamo una cosa. Io vado a comprare la cornice e tu il trapano per appenderla al muro. Va bene, Bernandello? Sì, papino, sì. Una caccola. Che cosa? Buongiorno, desidera... Salve, poco fa ho espulso dal naso un'enorme caccola e vorrei appenderla al muro con una cornice, quindi dovrei acquistare un trapano. Ma questa è una panetteria, idiota, mica vendiamo trapani. Ah. Salve, dovrei appendere al muro una cornice per la caccola bellissima che ho tirato fuori dal mio naso. Voi vendete trapani? Massaggio, signor. Come? Massaggio, signor, bello, bello, signor, voglio e piendi, signor. Certo massaggio. No, 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 non mi piace. Papà, papà. Fernandello, comando la cornice e tu hai preso il trapano. Sono stato dal fornaio, dal cartolaio, dal centro massaggi, dal gommista, perfino dal lattaio, ma nessuno mi vuole vendere il trapano. Ai ai ai. E adesso come faremo ad appendere la tua opera d'arte melmosa? Papà, papà, ho un'idea! Visto che nessuno vende i trapani, potremmo aprire un negozio di trapani! Oh, madonna! Fernandello mio, che idea geniale! Saremo un business! Un mucchio di soldi! Ma dove lo apriamo, questo negozio di trapani? E come dove lo apriamo? È ovvio! A Trapani! Viva! Quale città migliore? Li usano per fare qualsiasi cosa, per mangiare la spesa, per accendere la luce, per fare all'amore pure. Ma no. Che vuol dire fare all'amore? Fernandella, tu sei ancora troppo piccolo per queste cose, hai solo 50 anni. È vero, papino. 50. Ma chi ci darà i soldi per aprirlo? Sì. Ma che domande fai, Fernandello? Noi siamo ricchi! Ciao, Grusca! Allo? Com'è? Lo sai che io e il mio papino faremo un business? Anzitutto si dice business. Che business? Abbiamo deciso di aprire un negozio di trapani a Trapani. Cazzo! Bell'idea del cazzo, Fernandè! Ma ce li hai i soldi? Certo che ce li abbiamo! Papino ha detto che siamo ricchi! Sì, questo qua è mio, ma si sta a vendere un polmone. Sempre tutto. Papà, papà, ma non è che ti sei venduto un polmone per aprire il negozio di trapani? Ma che dici, Fernandello mio? Col mio fiato potrei far navigare una barca a vela. Senti. Trapani, stazione di Trapani. Finalmente siamo arrivati, papino. Ma che caldo. Me ne compri una granita? Certo, Fernandello mio! Due granite, per favore! Una per il bambino e una per me! Che ci serve, che... Ecco a lei! Due granite per il signore e un trapano in omaggio! Che bello, papino! Ci hanno regalato un trapano! No, il business! Adesso andiamo, Fernandello! Ti porto al negozio che ho acquistato! Eccoci! Siamo quasi arrivati! Trapani di tutti i tipi, elettrici, a batteria, a manovella, trapani al cioccolato, trapani al muschio bianco, tutto attorno a un euro, ogni due trapani un trapano in omaggio. Papino, ma chi è quel signore? È la concorrenza, ma noi faremo prezzi ancora più convenienti, vedrai. Trapani a 0 euro per tutto l'anno. Ecco qua il nostro negozio, Fernandello. Ti piace? Bello! Ma sembra una grotta! Per ora è solo una grotta, ma presto diventerà il migliore negozio di Trapani!
di Trapani. Papà, che bello! Finalmente oggi inauguriamo il nostro business! Per l'apertura ho pensato a una promozione imbattibile! Vai! Leggi lo striscione! Se compri un trapano, ti diamo 100 euro! Che bello! Oh, ecco il nostro primo cliente! Salve! Che tipo di trapano desidera? Che stai dicendo? Non sono a casa per comprare un ciabano, a casa ne tengo già 108. Sono della mafia, sono qui per riscuotere un pizzo. Fratello, hai sentito? Prendi subito acqua e filo, che il signore vuole il pizzo. Subito? Ah, facimmi gli spiritosi. Oh. No, perché hai tramortito papino mio? Quando si sveglia, di' a tuo padre che domani ripasso e voglio subito i 5.000 euro. Ai ai ai, che dolore! Che botta che mi ha dato! Adesso, Fernandello, prepara i fagotti che dobbiamo subito tornare a Milano, se no ci arrestano! E perché ci arrestano, papino mio? Ma come perché? Ma non hai visto che botta? Per contusione con la mafia!